Signor Morvillo, buonasera. Buonasera. Siamo qui per visitare il suo presepe. Accomodatevi, siete benvenuti. Presepe settecentesco napoletano. Questo è aperto a tutti, per le scuole e per tutti quelli che vogliono venire a vederlo. Signor Vigiano del Mattino, che ha visitato questo presepe nei giorni passati e ha scritto un bellissimo articolo che è stato pubblicato sul Mattino. E noi lo stiamo riprendendo, bellissimo. Allora, da dove cominciamo? Possiamo cominciare da uno dalle scene fondamentali, che è quella della locanda. In questa locanda, realizzata praticamente su due livelli, ho cercato di riprodurre un po' gli interni delle case come erano una volta. Le antiche case. E infatti vediamo un bellissimo letto in questa stanza con ferro battuto, la testiera è di ferro battuto. Sì, è stato fatto in ferro battuto. Una bella coperta ricamata. È la coperta ricamata come si faceva una volta, come si usava a fare. Quanto è bella! Chi l'ha fatta? Chi gliel'ha preparata questa coperta? Mia suocera, che ha una certa età, però riesce ancora a realizzare questi piccoli capolavori manuali. Molto belli. Sì. C'è anche la ringhiera qui sul balcone. Sì. La parte inferiore ho cercato di riprodurre una cantina. Eccola qui, la candina. Come me la ricordo più o meno io. Il focolare che vedete ha una produzione di scala. Con le maioliche davanti. Maioliche di vetri che sono state fatte da una professoressa di arte ceramica, di vetri sul mare. E riproduce in particolare il focolare che è nella certosa di San Lorenzo a Padova. La certosa di Padova. Sono tutte mattonelle 3x3 fatte a mano. E 3 centimetri per 3 centimetri. 3 centimetri. Sono praticamente dipinti a mano, uno per uno, e poi chiaramente rinfornata per dargli quella lucentezza caratteristica delle mattonelle di vetro. Lo stesso discorso vale tutto per questo pelite. Servizio di piatti che vedete sul tavolo sono ugualmente stile inglese, però sono ceramiche di vetri fatte a mano e dipinte a mano. Io ho seguito un po' sommariamente il processo di pitturazione, vi assicuro che non è facile. Sì, eh. Quanto tempo vi ci è voluto per fare questo capolavoro? Siamo ancora agli inizi, non lo abbiamo ancora. Diciamo che ho cominciato tutto quanto. Ho cominciato verso febbraio, quindi diciamo lavorandoci nel tempo libero durante i vari mesi. Insomma, il lavoro c'è, c'è dietro. 7-8 mesi e di lavoro. Si vede. Bellissimo anche quello sfondo, quello è il golfo del Pucuriello, sì, no? Quella è realizzata la pittrice Angela Vinaccia, la nostra amica Angela. Quella che realizza il presepe poco lontano da qui, sì, che andremo a vedere. Sì, a vedere. Come sa, come il compensato multistrada che rappresentano. C'è anche una bellissima carrozza. Questa è una riproduzione di una carrozzella che attualmente ancora gira per Sorrento, che porta i turisti. Ma all'epoca del 700 napoletano veniva usata dai Borboni quando si spostavano per le zone termali di Castellammare, okay. Infatti è detta la Stabiese, che ecco. Anche se ha subito delle modifiche nel corso degli anni, sostanzialmente questo tipo di carrozza già si usava nel 700, però era usata a livello locale, diciamo tipo taxi. Ecco, il taxi dell'epoca. Perché quando si spostavano per tragitti più lunghi usavano delle carrozze coperte, molto, coperte prima di tutto, e poi erano molto più grandi. Un presepe nel presepe. Sì, quello è un Mamma presepe. Mia, che bello! È una scena che ho cercato di riprodurre. E le piccole moschine, cioè i pastorelli in miniatura sono stati fatti da un artista valente di Torre del Greco, la signora Iazzone, che è bravissima. Sono bellissime, particolari pure. Da rilevare che quel tipo di lavorazione viene fatto usando lente di ingrandimento, quindi la terracotta viene lavorata a mano, però per poterla definire nei dettagli si usa la lente di ingrandimento, altrimenti sarebbe impossibile dettagliarla. Poter fare tutti i particolari. Dettagliarla così accuratamente come riesce a fare questa signora. Magnifico. Un'adorazione al piccolo presepe, mentre invece adesso andiamo a vederla in grande. Sono magnifici i suoi pastori. I pastori sono da dove vengono? Da Napoli, sono opera di un artista relativamente giovane, però è valentissimo, che è uno scultore, si chiama Maurizio San Martino. E
riesce a, oltre a modellare la terracotta, riesce a fare anche a dare delle tonalità particolari all'incarnato di vari personaggi. Secondo il tipo, la tipologia del pastore riesce a dargli un colore. Gli angeli hanno una carnagione quasi burnea, sono stupendi questi angeli. La caratteristica di questi angeli, la maggioranza è un'opera di questo artista, lui si ispira alla Venere di Botticelli. Quindi se notate gli angeli hanno tutti i capelli riccioluti, tipo la Venere di Botticelli che esce dall'acqua. La Natività è stata praticamente fatta di proposito per rappresentare un quadro del Tintoretto del 1577 che si chiama L'Adorazione dei Pastori e che si trova qua attualmente conservato nella chiesa di San Rocco a Venezia. Come potete notare, la Natività vera e propria è posta nella parte superiore di questa stalla e l'intenzione, almeno come viene riportata dalle enciclopedie, dai libri dell'autore, era quella di stare a significare che l'evento della Natività si ergeva al di sopra di tutti gli altri eventi del mondo. E la scala simboleggia, e la ruota del carretto simboleggia sia il senso ciclico della vita. E la scala sta a rappresentare lo sforzo, simbolicamente, lo sforzo che devono compiere per poter raggiungere lo stato di grazia, bellissimo, rappresentato dal bambino, simile a quello che necessita per salire una soffitta usando una scala a piole praticamente la scala dei giardini. Esattamente. Poi, sempre su mia richiesta, San Martino ha realizzato tre zampognari di età diverse. Come potete notare c'è il padre, il figlio e il nipote. Ho cercato di dare un senso di continuità all'evento della zampogna, quindi dei zampognari, ma in un senso molto più largo all'evento della Natività, quindi che si trasmette di generazione in generazione. Bellissimo. Poi la parte più bella secondo me del presepe è questa zona. Questa ruota che gira. Una macina ad acqua che si usava per macinare il grano, quindi ricavare la farina, che viene inteso come pane. Quindi sempre per associazione e simbologia il pane rappresenta il nutrimento. Praticamente come il bambino potrebbe rappresentare il genere umano. Uno dei pastori più belli che ho, praticamente questo è datato, non è del 700, però è datato, è quella quarta ora in maggio, ho questa mora che vedete su questa portantina che viene praticamente, segue il corteo dei re magi. Bellissima. E questa qua. Sì. Questa è della fine dell'Ottocento, molto molto bella, è interamente in legno, sono riuscito a programmare degli antiquari. Non è del 700 assolutamente, altrimenti sarebbe di valore inestimabile, però è una fattura pregevole, è tutto legno, sì, comprese le teste. Bellissimo. E poi la parte più bella che ho cercato di fare è questa zona marinara che per sommi capi rappresenterebbe la zona della Marina di Cassano di Piana di Sapena, almeno com'era quando ero ragazzino io, che guarda il Vesuvio con le varie barche. Se vedete ci sono praticamente 5 modellini di barche realizzate a mano seguendo le tecniche di costruzione proprie delle barche dell'epoca. Mi ci sono voluti circa 3 mesi solo per realizzare queste 3 barche. Sono queste 4 che vedete qua più una che si trova nella parte inferiore qua sotto. Un pozzo sorrentino dell'epoca, un pozzo in costruzione, un relitto spiaggiato che è abitato dai gatti. Si vedono qui i gatti che sono stati fatti proprio per questa scena in particolare. Bellissimo, guarda, è tutto da guardare con attenzione questo presepe, diciamo, guarda, che per ci vuole proprio quell'arco che separa San Daniele, il vallone di San Giuseppe che separa San Daniele da Piano di Sorrento, visto dalla spiaggia di Piano. Di Piano, da giù verso l'alto. Esatto, più o meno ho voluto rappresentare i nostri luoghi. Mamma mia! E questa è la scena dell'annuncio con Benino e Armenzio che stanno dormendo. E poi qui sono vari personaggi, il circo. Che belli! Guarda!
è magnifico. Posso dire che bellissima che barca, bello qua dentro. Giù quindi questa barca qui è dentro del 700, adattata da Pisca Vela Latina, e ho messo questo pastore in primo piano che è un po' più grande, però dà il senso di profondità e di prospettiva che rende la scena particolarmente veritiera. Diciamo che per poterlo ammirare nei dettagli ci vuole una mezz'oretta. Ma guarda che non c'è, sono tutti, la cosa più bella sono i minimi particolari, è quello che anche, rende ancora anche i pastori. I pastori sono stupendi, guarda. Di farli posizionare. Io sto ritornando indietro su queste scene perché sono davvero meravigliose. Soprattutto questi angeli, guarda, sono così messi in modo così naturale che sembra che stiano davvero volando, guarda. Parecchi . Di questi sono stati proprio creati già in previsione della posizione che dovevano assumere, che l'importante nel presepe è quello di posizionare di sapere ognuno che posto ha in modo tale che abbiano delle espressioni particolari. A me mi piace tantissimo la posizione che c'ha quel pastore sulla fontana dello Schizzariello, che è quella fontana che sta sorrendo. Sì, la signora vicino alla fontana. La fontana che sta sorrendo lo Schizzariello. Non funziona, però qua ci abbiamo messo l'acqua. La posizione di quella donna seduta sul bordo della fontana, della vasca della fontana, che è una bellissima posizione, mi piace tantissimo. Guarda tutta questa frutta, tutto quella il frutta pazzieriello qua sopra, sì. La signora fuori al balcone e la frutta che vedete, quella è porcellana, non è cera, mentre tutti gli altri, diciamo il pane, i salumi, il pere musso come si vuol dire, che sta in carretta, è tutta cera, quella è porcellana che viene dall'isola di Porto Rico. Bellissima porcellana, simile a quella napoletana, chiaramente c'è un divario di qualità, però è porcellana, è bellissima, sono tre pezzi unici. L'effetto è strabiliante, sì, sì, guarda. Sì. Rispetto a, diciamo, alla cera c'è un altro tipo di consistenza, molto più delicata. L'effetto ottico è questo qua. No, davvero venite a vederlo perché io non sto rendendo niente con questa ripresa. È bellissima, diciamo, la ripresa che sto facendo, ma dal vivo è ancora più bella. Anche questo è un asino che c'ha un po' d'anni sul groppone, oltre per i barili. È un pezzo di metà dell'Ottocento questo qua. E il più bel pastore che ho io è questa Giorgiana, che è stata fatta sempre dal maestro San Martino, però c'ha i vestiti in raso, tutti ricamati a mano da una signora di Sant'Agnese. Ci ho messo 15 giorni per ricamare quel vestito. Vediamo se riusciamo a prenderla da quest'altro, diciamo, lato, perché è magnifica, la ripresa non rende giustizia, sì. No, ma è stupenda. Però tutti quei chiricori che c'ha il vestito di seta addosso sono tutti ricamati a mano uno per uno. È stupendo, sì, davvero stupendo. E l'espressione del viso che c'ha è bellissima. Ormai li tratto quasi come dei figli, questi. Eh certo! Li conosco uno per uno. Uno per uno. Ah, e questa qui è la lavorazione delle barche. Ho voluto dare un'idea di praticamente di vari processi di lavorazione che si svolgono chiaramente durante tutti i mesi dell'anno. Diciamo che spendo la maggior parte del mio tempo libero nel laboratorio dove realizzo questi pezzi. Cioè, i pastori, ripeto, non è opera mia, però il resto è tutta opera del sottoscritto. Un'altra caratteristica di questo presepe, che quest'anno è magnifico, è il modo con cui è stato lavorato il sughero. Se vi riferite alle montagne, alla pavimentazione, vedrete che praticamente non c'è nessuna fessura, nessuna. Sì, infatti, sembra tutto un pezzo. Tutto uniforme. Sì. Infatti, se seguite il processo di lavorazione che usavano nel Settecento, che tuttora usano i maestri che realizzano queste scenografie, che si usa praticamente per tamponare le fessure. Le giunture, si usa una miscela di segatura, scagliola, colla, vina. Quindi sembra tutto un tutt'uno. Si riesce a creare questa amalgama che copre tutte le fessure, poi chiaramente.